E Paola Turci, l'ultimo ospite della sezione talk del Festival della Musica del Grand Shopping Mongolfiera. La cantautrice, insieme al regista Cosimo Damiano D'Amato, ha presentato il suo ultimo lavoro letterario, Mi amerò lo stesso. Un libro autobiografico in cui Paola Turci racconta la sua infanzia, lo star system, i successi a Sanremo, l'incidente stradale che diventa lo spartiacque fra la Turci prima e quella dopo. Ma emerge chiaro che il prima e il dopo diventano facce di una stessa medaglia. E poi basta una chitarra e la voce di Paola Turci per riscaldare il pubblico del Grand Shopping Mongolfiera, tutti insieme a cantare alcune delle sue canzoni più note, come Bambini. Quando imbraccio una chitarra, cosa pensa? Che sto nel mio, ecco, sto proprio nella mia dimensione, è tutto collegato tra il passato, il presente e il futuro, c'è un collegamento che diciamo che ci sono vari aspetti che si incontrano dentro di me e lì sto da Dio. Ma Paola Turci chi è? Musicista o scrittrice? Beh, mi piacerebbe essere più musicista di quello che sono. In questo momento la mia testa ragiona un po' da scrittrice perché non vedo l'ora di arrivare al momento in cui mi dedicherò al nuovo romanzo, perché ho un nuovo romanzo in testa. Il disco, diciamo, è il lavoro delle canzoni che sono poi la mia parte più profonda, più forte, più grande anche, proprio come volume nel mio cuore, però mi mettono, ogni tanto mi danno un po' troppa ansia, ansia da prestazione, mentre su un romanzo non ho alcun tipo di sentore di giudizio, no? Mi sento più libera, ecco, che a scrivere una canzone. La canzone mi sento più giudicata.